La cosa da sottolineare in tutta la vicenda è stata quella dell'automobilista in transito che nel passare accanto all'autovettura, incrociando l'autovettura con a bordo le due persone, ha visto che c'era qualcosa che non andava, notando la donna che era stata afferrata per i capelli e con lo sportello dell'auto aperto. A quel punto ha fatto inversione e ha inseguito in sostanza questa macchina, chiamando in diretta 112 e dando tutte le indicazioni precise sul luogo dove stava avvenendo il fatto e consentendo alle pattuglie di individuarlo con tempestività e di porre fine all'episodio delittuoso. Quindi una vicenda che dimostra come il supporto dei cittadini alle forze dell'ordine possa essere determinante. È sicuramente determinante e fondamentale, perché amplifica quello che è il controllo del territorio e quindi i sensori principali sono per l'appunto i privati cittadini. Grazie.